cosa sta succedendo agli ospedali della nostra regione? Ne parliamo con il consigliere regionale del PDL, membro della Commissione Sanità, Angelo Capelli. Allora, non sta succedendo nulla di quanto è uscito sui giornali. Vi sono dei gruppi di lavoro presso i vari partiti, commissioni di esperti nominate dalla Giunta e immagino in tante altre realtà del settore, dei sindacati che chiaramente hanno nel cassetto, credo da anni, ognuno di loro le loro proposte. Quello che conta è ciò che viene depositato agli atti del Consiglio. E siccome sono vicepresidente della Commissione e anche per quanto riguarda il PDL, il coordinatore di questo lavoro che si sta facendo il Consiglio sulle varie proposte, nessuna diciamo, delle ipotesi pubblicate o evidenziate in questi giorni dai giornali risulta essere corrispondente ad una proposta di licenziato anche solo abbozzata tra le forze politiche che reggono Regione Lombardia. Quindi mi sento serenamente di garantire che in questo momento non cambia assolutamente nulla. L'ospedale di Piario resta a Piario, è in corso una elaborazione di quella che è l'analisi di una riforma, un restyling della legge 33 in considerazione dei nuovi bisogni e di un dato epidemiologico che è cambiato e quindi una particolare attenzione a quelli che saranno i principi ispiratori che tengono conto di un aumento delle cosiddette cronicità e quindi si parte da un'ottima rete ospedaliera che è probabile che debba essere razionalizzata, ma non certamente nei termini, nelle forme, nelle proporzioni che abbiamo avuto modo di ascoltare e leggere sui giornali in questi giorni, ma ripeto, è un lavoro che è di là da venire, ancora in fase molto embrionale. E per quanto riguarda Piario, quindi possiamo stare tranquilli. Assolutamente sì, se di riordino si parlerà. Non si parla certamente di un riordino che sopprime centri di servizio di assistenza sanitaria, soprattutto in aree disagiate come quelle montane.